Allora, siamo con Mirko Chiarabini del Campomorone Santolcese a commentare questa grandissima vittoria di oggi contro la Forza e Coraggio per 3-1, un grandissimo Campomorone nel primo tempo che ha praticamente chiuso la partita ed è riuscito a gestire nel secondo. Loro hanno parzialmente accorciato le distanze su rigore a poco dalla fine, ma avete gestito molto bene, direi. Sì, è stata una partita approcciata bene, abbiamo iniziato subito forte e potevamo fare gol dopo un minuto, credo, e abbiamo poi continuato a spingere tutto il primo tempo, non fermandoci dopo il primo e il secondo, e questo ha portato poi alla prestazione che c'è stata. Si è visto fra l'altro un Campomorone molto convinto, entrando in campo proprio per vincere, per attaccare l'avversario. Sì, abbiamo preparato la partita così da tutta la settimana, l'intenzione era quella di attaccarli alti, di aggredirli e fare quello che poi alla fine abbiamo fatto, questi 90 minuti. Adesso avete ancora una partita da recuperare a Taggia e con questa vittoria vi avvicinate anche a questo ambito secondo posto che, a parte l'Albenga che sembra che faccia vuoto, è una grande posizione ambita da tante squadre. Eh sì, anche perché arrivare secondi ti porta a fare i playoff e quindi questo è, diciamo, è l'obiettivo. Magari non lo diciamo troppo forte, però è un obiettivo. Cerchiamo di dare tutto, ora consapevoli che abbiamo una partita in meno da recuperare. Non sarà facile perché la Taggia non è facile, però proveremo ora a vincere più partite possibili. Benissimo Mirko, complimenti per oggi Grazie. e buon proseguo. Grazie.